Ciao ragazzi, come tutti gli appassionati di moto, ci piace riprendere le nostre grandi imprese in pista, fuori, le uscite con gli amici, quella grande passeggiata che abbiamo sognato di fare. Insomma, sappiamo bene cosa significa oggi voler condividere sui social le proprie storie, le proprie avventure in sella. E quindi Nital Italia ha pensato di mandarmi un prodotto che sembra fatto apposta per accontentare le esigenze di tutti. Parliamo di questa qui, la Insta Go 3. Di cosa si tratta? Si tratta di una piccola grande action cam, una grande rivoluzione rispetto alla Go 2. Adesso c'è un case con un display che vi mostra tutto quello che state riprendendo, ha una grande praticità d'uso e secondo me è una soluzione molto intelligente per chi con un unico strumento vuole poter fare tante cose con tantissima creatività. Ma vediamo cosa c'è dentro questa scatola magica della Insta Go 3. La camera è questa qui, guardate che splendore, è semplicemente microscopica, leggerissima, davvero fantastica. Foglio di istruzioni per un quick start, quindi per avviarla molto velocemente, e una serie di accessori che sono davvero molto importanti. Il primo è questo qui, il nuovo case. Come funziona? C'è un display che vi permette di guardare cosa sta riprendendo la telecamera. Ovviamente l'attacco magnetico che vi consente di fissare o staccare la camera dal suo display, perché la Go 3 ha la particolarità di essere così piccola da essere adatta per molteplici utilizzi, però in caso di vlog il problema della Go 2 era di non poter vedere con precisione cosa stavate riprendendo. Invece con questa Go 3 è possibile farlo e secondo me è un grande passo in avanti perché ti semplifica tantissimo la vita. Nella confezione originale sono poi presenti una serie di supporti utili per la realizzazione di video. C'è questo piccolo supporto a clip che sono molto pratico, si può attaccare a plexiglass della moto oppure da qualche altra parte, molto ben realizzata. Poi c'è ovviamente l'adesivo sulla parte posteriore nel caso in cui non fosse possibile applicarla tramite la clip appunto, ma quindi sfruttando l'adesivo che c'è sulla parte posteriore del supporto. Una grandissima novità della Go 3 è rappresentata da questo supporto qui. Di cosa si tratta? Si tratta di un attacco magnetico, quindi si piazza nel punto in cui si desidera tramite ventosa o tramite l'adesivo che è presente nella confezione originale, che è questo. Dopodiché basta avvicinare la camera ed ecco qui, il gioco è fatto. Niente più viti, niente scocciature, è molto resistente, molto solida, insomma davvero una soluzione pratica, intelligente, veloce per chi magari ha poco tempo per sistemare l'attrezzatura sulla moto e vuole realizzare velocemente il video. Un altro accessorio che era già presente sulla Insta Go 2 è questo qui, ovvero il pendaglio magnetico. Come funziona? Si indossa, si può regolare l'altezza, dopodiché il gioco è fatto, ho una telecamera montata sul petto che mi permette di riprendere in prima persona qualsiasi cosa. Molto pratica se volete far vedere dal vostro punto di vista le vostre avventure. Ora ragazzi, potrei dilungarmi in una dissertazione su tutte le caratteristiche tecniche di questa camera, però questo lavoro lo lascio fare ai professionisti dei video. Invece ho pensato di utilizzare questa Insta Go 3 per raccontarvi la vita da tester. Cosa significa partecipare da tester alla presentazione stampa di un nuovo modello lanciato da una casa. Quindi devo andare a Portimão a provare le CBR 600 e 1000 e sul tracciato portoghese ho pensato di portare con me questa Insta Go 3 per farvi vedere in che modo è pratica, in che modo è utilizzabile molto velocemente. Cercherò di sfruttare tutti i ritagli di tempo nel test per raccontarvi minuto per minuto questo test, come si svolge, tutte le sfaccettature, tutti dietro le quinte che voi appassionati magari non conoscete e scoprire soprattutto quanto è pratica questa Insta Go 3 per questo tipo di utilizzo. Allora ragazzi, vi ho promesso che vi avrei fatto vivere il test, pre-test della CBR 600 e 1000 RR dal primo all'ultimo minuto. Quindi il test inizia con inizia questo... adesso, inizia alle 8:40. Brutto ceffo Francesco Irace, mio collega con cui condivido, mio malgrado, la meridionalità, siamo tutti e due terroni e quindi ogni volta che c'è un test viaggiamo insieme. Allora ragazzi, questo nella vita di ogni giornalista di moto è il momento peggiore del test, perché sei qua ad aspettare che arrivino queste bette valigie e potrebbero anche non arrivare. Potrebbero non arrivare. Però di solito se non fai scalo, di solito non succede. O vediamo, magari non arriva la tua. Però a me è successo a Cagliari, che invece è rimasto a Napoli e non è mai partito. Comunque volevo far notare, guarda qua come sono tecnologico, perché vai. Oltre alla camera c'è questo accessorio qua che è proprio figo,
per stare. Guarda qua che figata, cioè, era attaccato su selfie stick maniera. Allora, ragazzi, lui, no? Costantino Paolacci, l'abbiamo incontrato qui, poi sta facendo le foto con tutti. Chi è Costantino? Commenta questo volo, questo arrivo a... Scroccata sta telecamera. A Issa, ecco proprio, vedete. subito inquadrato. Dai, comunque lui sarà con noi a Portimão, è il nostro, diciamo... No, voi sarete con me. Esatto, è giusto, è lui che ci ospita, lui che ci... Mettiamo i puntini sulle linee. È giusto così. Sì, questo giusto per ragionamento, vita da tester, vita da sogno, 2 ore e mezza di auto dall'aeroporto di Lisbona in compagnia di questi brutti ceffi che sono qua tutti quanti con me. Piove, governo ladro a Portimão, quindi ho fatto male a fare i video preview su GP1 perché tutti quanti voi in videosetti avete tirato contro la pioggia, ma noi non molleremo. How are you? Eccole qui. Ecco, questa è la belva che dovremo provare domani. Purtroppo è previsto nel pomeriggio pioggia, infatti siamo tutti quanti un pochino spaventati, però ce la caveremo. Abbiamo la strizza che domani piove. Dicevamo che deve essere bellissimo guidarla col sole. Vi spiego questa cosa. Ogni volta che facciamo una presentazione di una casa giapponese, cioè la presentazione di tutti i tecnici che hanno lavorato sulla moto, e nel caso di Honda ci spiegano qual è il gruppo sanguigno dell'ingegnere, perché secondo la cultura giapponese spiega molto bene qual è il carattere di una persona. È interessante perché questi ragazzi sono sempre simpatici, poi sono a cena con noi, vediamo un po' come va dopo. Ragazzi, dopo la bellissima presentazione del buon Costa Paolacci che ci ha fatto divertire con circa 200 slide su CBR 600 e 1000, come sempre in queste presentazioni ci sediamo a tavola e Honda ci fa fare compagnia da dei ingegneri giapponesi che hanno partecipato alla progettazione e sviluppo delle moto e che ci chiedono tante cose, vogliono sapere da noi dei riferimenti. Soprattutto domani saranno intorno a noi in pista, nel paddock, nei box, con i loro bei taccuini per segnare tutte le nostre impressioni. Quindi quando noi andiamo a questi test veniamo interpellati da loro per sapere quali sono i nostri feedback, e spesso fanno arachiri la sera quando qualcuno si lamenta. Poi per sapere, mi intrometto in questo video, sono appassionato, sì, per sapere chi sono e cosa fanno ci vengono fornite queste schede, queste anagrafiche, dove ci sono i loro hobby e se sono sposati o meno, quanti anni hanno, qual era stata la loro prima moto, che moto possiedono e a che progetti hanno partecipato. Qui oggi ce ne sono 1, 2, 3. What's your name? Please for the camera. Hi, ciao. And your name? Io sono Takahashi. FI engineer. Lui si occupa della progettazione del sistema di iniezione delle moto. E lui? È lui. Buonasera. My name is Masaki Kurahashi, 600 CBR, Firebird, testo large project team. Ecco, sono loro due. Abbiamo trovati, così abbiamo un riferimento. Guarda lì. Allora, è divertente perché loro sono dei personaggi sempre molto simpatici, giapponesi. Devo dire, l'unico dubbio che abbiamo spesso dopo aver parlato è quanto ci capiamo a vicenda da quello che diciamo, perché il loro inglese non è che sia eccellente come il nostro giapponese fa schifo e il loro italiano non ne parliamo proprio. Meno male che c'è Dave che ogni tanto traduce per noi da italiano, inglese, giapponese, insomma ci fa da translator. Soprattutto perché si chiama Paul. Paul, mi sono confuso con l'altro, è vero. Vabbè, adesso finalmente ci rilassiamo, cena, domani mattina partenza alle 8:15 e poi in pista. Ciao. Beh, a parte i colleghi che mi stanno a coglionare perché sto con sta telecamera a tavola, comunque volevo farvi vedere una cosa particolare delle presentazioni Honda, perché sono anni che partecipo, infatti ho una ricca collezione di questi oggetti. A tavola con noi ci sono sempre queste carte. Allora, se si vede, adesso vi faccio vedere. In pratica c'è, non so perché si immagina, forse che ci mettiamo a giocare a carte a tavola, a cena, boh. Comunque ci sono carte da poker con i modelli delle moto su ogni singola
carta, quindi ci sono vari modelli mitici di moto che hanno corso in pista, superbike, endurance, scooter, di tutto. E tutte le volte partecipare a una presentazione Honda ci sono, non lo so, tipo 50 mazzi di carte sul tavolo. Devo dire che ogni volta chissà che fine fanno. Io ho una bella collezione a casa, però è una chicca particolare di queste presentazioni. Si divertono a coccolarci anche così. Niente ragazzi, ci è andata decisamente male, perché siamo qui a Portimão e come potete vedere piove, è piovuto stanotte. E stamattina pure una pioggerellina ci sta rovinando l'umore. Però stanno attrezzando tutte le moto con gomme rain e tra poco entriamo in pista. Guarda qua che bello spettacolo di moto. Diciamo che in questo momento tutti quanti i giornalisti si stanno rivolgendo al calendario dei santi. Un po' di pazienza, però poteva andare peggio, poteva diluviare. Almeno non diluvia. Comunque, continuiamo questo racconto del test. Come vedete non sempre va bene. Oggi non benissimo finora, però cercheremo comunque di entrare in pista, divertirci, fare il massimo e provare a raccontarvi al meglio queste moto. Nella vita del giornalista succedono anche queste cose antipatiche, che fai un viaggio lungo, tante ore tra aereo, trasferimenti, auto, arrivi in pista e trovi questa situazione qui. Adesso ci prepariamo perché tra un'oretta entriamo in pista. I'm here for you. If you need of me, I'm here. If you don't need of me, I'm not here. Allora, stiamo facendo il briefing con Freddy Fouret, che sarà con noi in pista oggi, pilota Endurance, che ci ha rassicurati riguardo il grip sull'asfalto bagnato. Cosa simpatica, ci ha detto che siccome ieri ci sono state due cadute durante la presentazione, sarebbe buono cadere subito così gli altri si calmano. Quindi stiamo scegliendo chi si immola per cadere per primo e far andare gli altri piano. Succede anche questo. Ora ragazzi, siccome la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo, primo turno, i ragazzi sono entrati in pista e è iniziato a piovere di brutto. E niente, adesso stanno girando, mi sa non troppo forte, stanno tra poco passa tutta la guardia, vi faccio vedere, dai, vi faccio vedere. Poi ragazzi. Capita. Frena a mano di lato. Dopo andiamo un po' più tranquilli. Ancora di più, però. Pazienza. Succede anche questo. Comunque strizza a mille. Mo' al di là della pioggia, quando stai per entrare in pista su una moto figa, pista che conosci ma non conosci benissimo, Portimão, ci ho girato già una volta, ma un po' di anni fa ormai. Devo dire che mi piacerebbe trasmettervi questa sorta di paura, adrenalina, come la vogliamo definire. È una sensazione bella e brutta, mettiamola così. Sai che devi affrontare una sorta di sfida, sai che devi entrare in pista, devi dare comunque il massimo, cercare di capire al massimo la moto e ovviamente non fare cavolate. A proposito di questo, vi racconto un aneddoto che riguarda Paolo Scalera, il suo sommo insegnamento per quanto riguarda questi test. Quando ho iniziato a farli, parlando con Paolo, Paolo mi ha detto: Marco, ricorda una cosa fondamentale, quando sei in pista, in moto, entra, prendi confidenza e quando inizi a divertirti, fermati, perché quando ci si diverte troppo in moto, poi si finisce per dare troppa confidenza e lì può succedere qualcosa. Adesso aspettiamo il momento di entrare in pista e cercare di goderci almeno Portimão, seppure con il bagnato. Pazienza! Poi dovete sapere che quando si fanno questi test di moto importanti, Honda decide di portare personaggi di un certo spessore. Quindi c'è con noi John McGuinness, leggenda del TT, corre con la Fireblade. Sono John, it was amazing to share the track with you. Shame for the weather, but thank you so much. Yeah, it's been a good day. I think it could have been better with the weather, but everybody's been safe. Everybody's done plenty of laps. All the sessions went on time. And I think everybody's been impressed with both machines, the 600 and the thousands, so I've been impressed with it for the last few days, so I've enjoyed it, but yeah, it's a shame, but what can you do?
you can't change the weather. No. Thank you, John, again. Piccolo aggiornamento dopo il primo turno. 10 minuti sul bagnato, devo dire che CBR 600 RR, moto perfetta per queste condizioni, perché comunque ti aiuta, facile, la spinta del motore c'è, non è ovviamente quel, diciamo, tuono che ti aspetti dalla 1000, e questo ti aiuta tantissimo per prendere confidenza mano a mano. Grande complimenti agli elettronici di Honda, perché tutto quello che c'è su questa CBR 600 rende più facile capire le situazioni, capire le condizioni, spingere un po' di più. È una moto da 121 cavalli, quindi non è che siano tantissimi, però l'elettronica oggettivamente ti fa sentire più al sicuro. In ogni caso continuerò questa giornata, adesso altri 20 minuti sul CBR 600, poi passiamo al Firebird. Per ora ho montato la telecamera sul casco, la Insta Go, la Insta X3, quindi la 360 col microfono, ho cercato di raccontare qualcosa. Secondo turno userò ancora la telecamera Insta X3, dopo penso che prenderò la Go 3 e la monterò sulla pettorina o sul casco per farvi vedere come si comporta questa telecamerina anche negli onboard. In ogni caso, lo dico ancora, super pratica, comoda. Davvero bellissimo compromesso, un misto tra una action cam e una camera che ti permette di fare cose creative in maniera facile, intuitiva, veloce. Proseguiamo il racconto di questo test. Cioè, ragazzi, io avrei finito, sto entrando con la camera montata sulla piastra giusto per farvi vedere come funziona, perché ha ricominciato a piovere alla grande, però il molo per far vedere un po' come funziona questa Insta 360 Go 3 in un bel onboard, ok? Con il racconto del test, adesso vi spiego anche come funziona un'altra cosa. Quando si finisce in pista c'è la fase dei camera car con foto e video fatti per ognuno di noi in pista. Voi vedete le immagini, ma magari non sapete come vengono realizzate. Adesso vi faccio vedere come funziona. Ci dividono in turni e ci affidano le moto, e poi ci sono queste auto che ci precedono in pista. E con estremo coraggio gli operatori restano veramente appesi al copolo. Dai, qui. Hello, the most brave people. Ora sono quelli che si affacciano, rischiano la vita per farci queste foto e questi video bellissimi. Ciao, man. Questa è la parte video, poi c'è anche la parte foto. Qui c'è una vecchia conoscenza del motociclismo italiano, il mitico Zepp, eccolo qui. Ciao a tutti, oggi il ragazzo si è divertito anche sul bagnato. Ma insomma, sì. Ragazzi, sporgere l'auto, macchina fotografica a terra per farti la foto più spettacolare possibile. Cioè, si lavora per cercare di far sembrare bravi anche quelli che non sono per niente bravi, e lui è un mito da questo punto di vista. Grazie mille, grazie. Zepp. Grazie. Quindi un altro piccolo retroscena di come si svolgono questi test. Poi ci sono i miei colleghi che stanno facendo le loro, diciamo, sessioni, foto, e io ho finito le mie. Poi non è finita, perché dopo c'è la parte che noi definiamo speak to camera, che vuol dire? Ci allestiscono una sorta di set
con la moto che abbiamo provato, in questo caso due, e lì parliamo di quelle che sono state le nostre sensazioni. Insomma, c'è la presentazione che poi tutti quanti vedete nei nostri video. Insomma, come potete vedere, la giornata di un test in pista è abbastanza intensa, ritmi serrati, manca ancora un bel po' prima della fine di questa giornata, e solo tra, penso, almeno un paio d'ore torneremo in albergo. Purtroppo continua a piovere, insomma ci è andato davvero male col meteo oggi, però di nuovo pazienza, dai, poteva andare peggio. Almeno siamo a Portimão con due fantastiche moto. Poi posso anche dirvi una cosa, noi giornalisti italiani che ci occupiamo di motociclismo, penso che siamo un po' fortunati, perché siamo distribuiti un po' da tutta Italia, no? Ci sono tanti che vengono da Milano, qualcuno da Roma, qualcuno da Napoli, c'è anche qualche siciliano, però devo dire che poi alla fine i gruppi che si formano tra ragazzi, tutti con la stessa passione, c'è anche tanta condivisione, tanta voglia di divertirsi assieme, aneddoti, insomma c'è sempre un bel clima in queste circostanze, dal punto di vista umano, no? È bello perché sono persone che vedi in questi frangenti e davvero si costruiscono anche dei bei rapporti negli anni, questo ve lo posso dire. Allora, quando uno è un uomo da spiaggia e lo costringe ad andare in pista, poi vedi, lo trovi così a fine giornata, morto, attaccato al muro, che non andrà più. Per lo... Quando sei costretto a girare con la pioggia. Grazie, tutti quanti i lettori, ascoltatori di GPR vogliono sapere qual è il tuo motto, che tutti conosciamo benissimo. Allora, il mio motto è mai dare il 100% e alla prima difficoltà mollare subito. Devo dire che la mentalità che ha applicato oggi in pista il Bonirace è quella. Abbiamo dato il 60%, non di più, ma perché alla fine andava bene così. Costantino mi guarda e ride perché... Rimasti solo noi. Allora, quei bastardi dei miei colleghi sono già andati via mentre io finivo di fare gli speak to camera di cui vi ho parlato prima, e quindi ragazzi vi ho mostrato finora come si svolge un press test di una moto. C'è tanto lavoro da parte dell'organizzazione, perché dovete pensare che una casa come Honda che prende la pista di Portimão per qualche giorno porta tanti uomini, tanti meccanici che preparano le moto, c'è il gommista, in questo caso Pirelli, che deve portare le gomme da asciutto, da bagnato, ci sono gli operatori video, i fotografi, e gli officer, diciamo, che danno una mano a noi giornalisti per spiegare le moto al meglio. In questo caso c'erano anche due grandi personaggi del motorsport come John McGuinness e Freddy Foré, che è stato con noi in pista. Insomma, davvero uno sforzo importante da parte delle case per permetterci di presentare al meglio queste moto. Purtroppo non sono ancora attrezzati per i miracoli, quindi la pioggia non sono riusciti ad evitarla, ma sono sicuro che Costa si sta attrezzando per i prossimi test, o no? Dai, tu sei pure a Roma, vicino al Vaticano, organizzati, no? Posso rilasciare le dichiarazioni? Comunque adesso si torna in albergo, c'è la cena, l'ultima cena del test, tutti assieme tra giornalisti, e poi domani si riparte verso casa. E ognuno di noi andrà, chi verso Milano, chi verso Napoli, insomma comunque ci resta ancora tanto tempo prima di tornare. Poi inizia il lavoro sui video, sugli articoli che trovate poi su GP1, insomma come avete visto c'è tanto lavoro sia da parte delle case sia da parte dei giornalisti che partecipano a questi test. Spero che questo racconto vi abbia fatto divertire, vi abbia fatto vivere un pochino quello che significa partecipare a questi test. L'ho realizzato tutto utilizzando questa InstaGo 3. Secondo me è una soluzione molto intelligente, molto piccola, pratica, comoda, molto molto veloce da spostare. L'ho montata sulla moto, l'ho utilizzata per i vlog, l'ho utilizzata per qualche piccolo social, qualche intervista. Insomma, ha il suo grande pregio nel fatto di essere davvero molto trasversale. Ti permette di fare cose che con una action cam normale, tra virgolette, è più difficile fare. Ha questo attacco magnetico che secondo me rappresenta la vera svolta dal punto di vista della praticità d'utilizzo. Quindi chapeau ai ragazzi di Insta perché sono riusciti a migliorarla. Tra l'altro si raffredda molto meglio della InstaGo 2, non si è mai spenta per surriscaldamento, insomma davvero un grande lavoro da parte loro. Batteria lunghissima, tante modalità di ripresa, time shift, time lap, insomma davvero c'è di tutto. Le caratteristiche tecniche ve le allego all'articolo
che utilizzerò su GP1 per presentare questo video. Vi invito a leggerle tutte perché c'è davvero tanto da imparare. Io ne ho sfruttato una piccola parte del potenziale, perché con questa camera è possibile fare davvero tantissime cose. Test finito. Spero vi sia piaciuto questo racconto tramite la Instago 3 di cosa significa partecipare a un press test di una casa motociclistica. Devo dire che ho trovato una nuova amica per il mio lavoro, perché questa Go 3 secondo me è l'essenza della praticità, della facilità di utilizzo. Io sono abbastanza skillato, però in realtà è davvero intuitiva, insomma non ci vuole davvero nulla ad accedere a tutte le funzioni che sono presenti su questa camera. Ve le linko nel pezzo, sono davvero tantissime. Io penso di aver sfruttato giusto una piccola parte del potenziale di questa camera, che davvero è uno strumento molto trasversale, ti permette di fare onboard, vlog, interviste, social. Ci sono una serie di soluzioni molto interessanti, come la possibilità di riprendere in formato quadrato e poi decidere se esportare in 16 noni oppure in formato verticale per i social. Arriva fino a 2,7K, la batteria è davvero infinita, non ho avuto mai problemi di ricarica durante la 2 giorni di test. Insomma, davvero un oggetto molto ben realizzato, molto ben ingegnerizzato. Tra l'altro un plauso particolare per la qualità dell'audio, perché tutto quello che ascoltate nel video l'ho realizzato con il microfono nativo di questa camera, non ho aggiunto altri microfoni, nulla, insomma è semplicemente audio ambientale catturato da questa camera, e anche in condizioni di vento, di pioggia, si è comportata davvero benissimo. Quindi davvero un grande lavoro da parte dei tecnici di Issa, perché sulla Go 2 da questo punto di vista insomma c'era qualche piccola difficoltà, criticità, mettiamola così. Invece su questa Go 3 secondo me è stato fatto un grandissimo passo in avanti sotto questo punto di vista. Spero insomma di avervi più o meno fatto capire cosa si può fare con questa camera. Ve l'ho già detto, si può fare molto altro che magari io ancora non sono in grado di fare. Cercherò di studiare e nei prossimi video su GP1 dimostrarvi qualche altra caratteristica di questa Go 3. Intanto posso dirvi che mi è piaciuta, mi ha colpito, è davvero l'essenza di tutto quello che serve ad una persona per raccontare un'avventura. È meno specialistica magari di una action cam super dedicata a questo tipo di lavoro, ma secondo me ha una serie di caratteristiche e peculiarità che la rendono utile in tantissimi frangenti in più. L'app di Insta360 è molto facile, vi permette di montare i video direttamente dal telefono molto semplicemente. Tramite l'intelligenza artificiale potete creare delle clip che vi mandano una sorta di highlight dei vostri video realizzati per i social. Insomma, davvero c'è tanto ancora da capire e da imparare su questa camera. Spero di farlo presto. Intanto ringrazio i ragazzi di Nital Italia che me l'hanno mandata, mi sono divertito a usarla e la userò ancora per molto tempo. Ci vediamo alla prossima. Ciao!